Quale strumento suoni? Da quanti anni studi musica e come ti chiami? Allora, il mio nome è Raffaella Vasaturo, ho 17 anni. Ho iniziato a cantare quando ero molto piccola, infatti ad oggi sono quasi 9 anni che studio canto. Io mi chiamo Pasquale Zinno, sono il clarinetto ormai da 9 anni. In quale città vivi? Abito vicino Caserta. Vengo da Casaluce, in provincia di Caserta. A chi è intitolata la scuola che frequenti? Studio al liceo Luigi Garofano di Capua. Liceo musicale Luigi Garofano di Capua. Qual è il nome del tuo insegnante? Professore Raffaele Russo. Chi ti ha ispirato alla scelta di studiare musica? Diciamo che mi sono avvicinata alla musica grazie alla mia famiglia, proprio perché mio padre e mia nonna suonavano rispettivamente la chitarra e lei cantava. Quindi diciamo che è stata un po' la mia ispirazione. Da quando ero bambina ho sempre cantato e suonato con mio padre, però poi crescendo mi sono avvicinata appunto a questi cantanti che sono diventati i miei punti fermi e vorrei tanto un giorno essere come loro. Una delle persone a cui mi ispiro di più è il grandissimo clarinettista italiano Alessandro Carbonare e spero un giorno di diventare come lui. Se dico Papa Francesco, in una parola, che cosa ti viene in mente? Lo ringrazierei per tutto quello che ha fatto fino ad ora e spero continuerà a fare sicuramente. Pace. Come si chiama? Sono il professore Antonio Parillo del liceo Garofano di Capua. Che studi ha fatto? Ho frequentato il conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. È stato il mio conservatorio per tanti anni, un lungo percorso sia per quanto riguarda le percussioni che per l'abilitazione, quindi tutto il percorso l'ho frequentato lì, San Pietro a Maiella. Qual è stato il concerto più bello a cui hai assistito o è stato protagonista? Beh, direi con la scuola abbiamo fatto diversi concerti, uno più bello dell'altro, addirittura con i nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di partecipare presso la nostra sede un concerto con Noah, quindi una famosissima artista, poi il chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, quindi abbiamo avuto Vecchioni presso il nostro istituto, veramente abbiamo fatto grandi cose con loro, una scuola straordinaria. Chi ha ispirato le sue scelte di vita? Allora, la mia storia è lunga, sono nato in America, negli Stati Uniti, a Brooklyn, e mio padre, per non tenerci in mezzo alla strada, siamo tre fratelli, io il più piccolo dei tre, per non tenerci in mezzo alla strada, ci ha iniziato a far studiare la musica, avevo 6 anni, quindi ho iniziato il mio percorso negli Stati Uniti e ho continuato poi una volta trasferiti qui in Italia con le percussioni e niente, ho iniziato così e ho continuato il mio percorso in conservatorio sempre con le percussioni. Se dico Papa Francesco, in una parola, che cosa le viene in mente? Beh, difficile in una sola parola, ma in questo momento mi viene speranza. Cosa significa oggi poter dirigere appunto tutti questi ragazzi di tutte queste scuole diverse? È straordinario avere tanti ragazzi davanti a te in un momento così storico, diciamo, per il mondo. È un messaggio, direi, di socializzazione, perché i ragazzi provengono da tutta Italia, quindi socializzazione, pace, ecco, e con l'unione si possono fare grandi cose. È la dimostrazione di questa orchestra. Bene, quando appunto è su a dirigere sul palchetto, a cosa pensa? Chi ha ispirato tutto ciò? Beh, la musica, come ho detto prima, è una forza magica. Io da piccolo, a 6 anni, ho iniziato a studiare la musica, come ho detto anche ieri. È stato un percorso straordinario che ti fa capire cosa riesci a fare con la musica e con tanti ragazzi, con tanti professionisti, che sono veramente dei professionisti, cosa riesci a fare, cosa la musica, che forza ha, metterli tutti insieme, bellissimo. E, visto che appunto Music for Pop è appunto un evento per il Papa, vi chiediamo di appunto pensare a una parola per lui. Io ripeto quella di ieri, speranza. La ringraziamo allora e se vuole appunto ringraziare
i ragazzi e Pestum per questa opportunità. Certamente, sicuramente dobbiamo innanzitutto ringraziare la BIMED perché è con loro che abbiamo avuto questa possibilità, il comune, tutta la cittadina di Pestum che ci ha permesso questa straordinaria location e che ci ha sostenuti con la BIMED economicamente per realizzare tutto questo, quindi grazie a tutti e tutti i licei musicali, tutti i dirigenti scolastici che hanno permesso a questi ragazzi di realizzare questo evento che è unico in Italia per adesso, è la prima volta che accade una cosa del genere. Grazie a tutti.